Luca Squeri, che è un onorevole di Forza Italia e anche coordinatore provinciale proprio del partito qui a Milano. Senta, in questi giorni stiamo assistendo a una subbuglia all'interno del suo partito, no? A partire anche dagli attriti che ci sono stati tra i due capigruppo Brunetta e Romani. Questa situazione all'interno del suo partito, quanto rischia di compromettere poi gli accordi all'interno della coalizione del centrodestra? Ma che ci sia il rischio di una compromissione dei rapporti non ci credo. Se si riferisce al commento di Salvini rispetto alla sua agitazione, lui ha parlato di un'eventuale non adesione a un voto di sfiducia al governo Renzi, tant'è che al Senato, quando ci sarà questa mozione di sfiducia, è chiaro che Forza Italia compattamente si schiererà a favore di questo voto di sfiducia. Nello specifico sul caso Boschi, diciamo che noi non siamo della cultura di fare mozioni di sfiducia ad personam, per cui ecco perché c'è stato questo momento che in effetti ha creato malumori e soprattutto disorientamento al nostro elettorato. Ecco, un disorientamento che può poi sfociare proprio in uno sfaldamento anche del suo partito, visto che anche ieri Verdini ha detto che sono in arrivo anche dei parlamentari verso il suo partito. Ma guardi, quanto temete questo, diciamo, cioè questo rischio? Forza Italia ora più che mai è legata a Silvio Berlusconi, per cui che se ne vada uno, due o tre parlamentari in più rispetto all'esodo che c'è stato, già molto rilevante, cambia molto poco. Adesso noi abbiamo un Silvio Berlusconi che è tornato in campo in maniera intensa, in maniera costante, per cui io penso che ci ha già stupito diverse volte. Mi riferisco al 2006, quando lo davano per spacciato e siamo arrivati a uno 0,0, mi riferisco al 2013 che ha recuperato 10 punti. Adesso che è tornato in campo, se abbiamo noi la capacità di stargli vicino, di stargli a fianco e di non essere un problema per lui ma un supporto per lui, io penso che Forza Italia abbia ancora molto da dire in una coalizione che insieme alla Lega, non guidati dalla Lega, ma convintamente insieme alla Lega e Fratelli d'Italia, riusciremo veramente a dar filo da torcere a Renzi o chi per lui. I rapporti di forza però sono un po' cambiati, cioè in questo periodo all'interno della coalizione. Ma direi che poi, siccome la politica è fatta di consenso, attualmente la Lega viaggia col vento in poppa. Noi non abbiamo in questo momento il vento in poppa. Faremo in modo di tornare a essere una nave che solca il mare nella maniera che è stata capace di solcare negli ultimi 20 anni, per arrivare a traguardi ancora vincenti e ancora entusiasmanti per il nostro elettorato. Ieri la Presidente Berlusconi ha parlato di un programma ben preciso e tra i punti citati è stato quello delle pensioni a 1000 euro, perché insomma più sotto non si riesce a vivere. Qual è un altro punto determinante del vostro programma e che vorreste poi ampliare all'intera coalizione? Uno l'ha già citato lei, che è importante, l'altro la flat tax, cioè un limite massimo al recupero da parte dello Stato delle tasse nei confronti dei cittadini, si parla del 23%, e anche questo è un tema davvero rivoluzionario rispetto a una situazione che vede le tasse ormai opprimere sotto tutti i punti di vista l'economia, sia per le famiglie che per le imprese. E poi l'altro tema importante per noi è la sicurezza, il tema della sicurezza a tutti i livelli, sia a livello del quotidiano, del cittadino che non può essere messo alla stessa pari dell'aggressore quando invece ne è vittima, per cui un'attenzione particolare, ripeto, per le piccole cose, per arrivare poi alle grandi cose, cioè far parte in maniera convinta e efficace per contrastare questi barbari dell'ISIS che stanno portando violenza in tutto il mondo. Dunque, grande attenzione anche qui in Italia su questo tema.